Ciao, buongiorno. Eccoci alla restituzione quotidiana, anche se non è sempre quotidiana, però comunque è quella di oggi, del domenica 13 giugno. Allora, no, oggi non volevo fare un video, oggi volevo stare tranquillo a scrivere le mie cose, a studiare, a leggere. E invece, quando leggi delle cose per certi versi notevoli, no? Beh, ti scatta quella molla, quel pallino, dice vabbè, qui bisogna dire qualcosa. Allora, con questo video sarà sempre una restituzione che fa parte dei vari gatekeeping, no? Quindi facciamo il gatekeeping su cosa? Sul denaro, perché sul denaro, beh, ci sono molte cose da dire, no? Penso sul denaro, poi vediamo, perché come tutte le cose si prestano a molte letture e a molte esigenze, e in ogni caso, perché potrebbe essere anche un gatekeeping sull'informazione corretta, no? Al che dovremmo fare un miliardo di puntate probabilmente. Comunque, come mi prende. Vi leggo un breve scritto. Allora, siamo sul Corriere della Sera di oggi e in fondo pagina c'è la rubrica Padiglione Italia di Aldo Grasso. Aldo Grasso è una penna non mainstream di più, è uno che scrive bene, porca miseria, è anche arguto, purtroppo, peccato sia veramente un soldatino del sistema, però scrive bene, non è uno stupido, quindi a volte quando se la prende con chi merita è anche da applauso. E in parte lo anche qui in alcuni passaggi della sua rubrica quotidiana, e poi però purtroppo non dice mai le cose fino in fondo, e non le potrebbe mai dire, perché sennò non scriverebbe sul Corriere della Sera. Allora, quello che dice però è emblematico, è una fotografia su cui poi noi faremo le nostre considerazioni. Allora, Padiglione Italia, di cosa parliamo? Di Cassa Depositi e Prestiti. Praticamente la svolta sobria di Cassa Depositi. Ovviamente un articolo pro Draghi, pro governo, pro mainstream. Ah, quindi poi c'è anche tutta la questione su Draghi, che, come sapete, molti del mondo cosiddetto alternativo non vedono male. Puntini, puntini. Andiamo con la lettura. Allora, la svolta sobria di Cassa Depositi, nuovo corso, il manager Dario Scannapieco ha sostituito Fabrizio Palermo. La discontinuità è anche questione di stile. Alla guida della Cassa Depositi e Prestiti, CDP, il presidente Mario Draghi ha nominato Dario Scannapieco, un manager europeo di alto livello. Quindi già vediamo che il manager è italiano, ma non è italiano, è europeo, di alto livello. La CDP è una vera banca di Stato, tra virgolette, con un attivo consolidato, attenti, sentite, di oltre 500 miliardi, capito? Un istituto finanziario che si occupa, attraverso servizi e società del gruppo, di sostenere lo sviluppo del paese. Domanda, ma se c'è questo popò di CDP con un attivo di 500 miliardi, perché dobbiamo andare a prendere i soldi che sono sempre nostri dall'Europa, che poi ce li richiede con gli interessi e con riforme da fare secondo l'oligarchia che governa l'Europa? Prima domanda, subito, così, di prima acchito. Per i cittadini, ovviamente il Grasso questa cosa l'ha scritta così per dovere di cronaca, non intende
non intende approfondire questa cosa. Su questi 500 miliardi lui ha lasciato passare questa cifra come se fosse niente, così, come se non desse adito a domande, no? Anche questa più banale che ho fatto io. Andiamo avanti. Per i cittadini garantisce il risparmio la CDP, appunto, i famosi libretti postali di tanti piccoli risparmiatori. Sappiamo che l'Italia è un paese molto risparmiatore, o almeno lo era. Poi vi segnalerò un altro video di cui vi metto il link nelle informazioni. Quando Scannapiego è entrato nella sede di Via Goito a Roma, ha fatto un balzo. Ecco cosa interessa al Grasso. Il Grasso è un fustigatore di costumi, un documentarista degli orrori italiani, italici, no? Quindi ha facile gioco con i vizi e i lazzi della nostra classe politica, che per volere delle elite oligarchiche che governano veramente non è più quella di livello che avevamo negli anni 70. Quindi questo Scannapiego, quando è entrato nella sede, ha fatto un balzo. Secondo quanto scrive Domani, che credo sia una rivista, un nuovo quotidiano, non mi ricordo, c'erano camerieri in livrea al servizio di Fabrizio Palermo, che era il vecchio amministratore delegato fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, quello precedente. C'erano due hostess di bella presenza incaricate di accompagnare gli ospiti, c'erano ascensori a uso esclusivo dei capi, c'erano stanze nascoste, in pratica un hotel a 5 stelle. Quindi Grasso ci dice che l'amministratore delegato gestiva una cassa depositi e prestiti con le parvenze di un hotel 5 stelle, e guarda caso lui è stato messo lì dai 5 stelle, fortemente voluto, dice. C'era molto sfarzo nero laccato, impronta dell'aspirazione grillina, considerata come categoria dello spirito, non solo come affermazione sociale. Sentite quanto è ficcante e disturbante il Grasso quando vuole. Alla CDP è in atto letteralmente un cambio di direzione, una discontinuità di pigmentazione che già annuncia la discontinuità dei movimenti. Questo era virgolettato perché, come diceva il signor Palomar di Italo Calvino, osservando le giraffe. Quindi sentite quanto è arguto e colto il Grasso, qui piena invidia sicuramente da parte mia. I depositi passano, i prestiti passano, lo stile resta, la sola vera cassa. Grande finale, non c'è che dire. Grande finale, il Grasso qui ha sfoderato tutta la sua dialettica, la sua retorica intelligente e arguta per dire tanto, ma da una parte, ma dire niente dall'altra. Perché il vero problema, al di là delle brutture e degli eccessi della politica romana, che dà adito a tutta l'antipolitica, purtroppo, che si bea, si pasce di queste contraddizioni, di queste cose orrende. Quindi al di là di questo, il vero problema sono i 500 miliardi di utile, di attivo, no di utile, scusate, di attivo. E qui c'è Grasso non dice la cosa principale, non fa il lavoro che dovrebbe fare il quarto potere, che dovrebbe essere la guardia della democrazia, i guardiani della democrazia, non in stile comeinista, no? Però questo dovrebbe fare il quarto potere. Invece il quarto potere purtroppo è nelle mani degli stessi che detengono i 500 miliardi lì, che li gestiscono.
purtroppo, che nel momento in cui li metti nelle loro casse diventano loro, anche se c'è il tuo libricino con i soldi che puoi prendere in teoria quando vuoi, ma quei soldi poi servono a ben altri scopi, no? Come i tuoi dati vanno nel big data, i tuoi soldi vanno nel big money, insomma, potremmo dire. Quindi purtroppo vediamo che l'uomo è spremuto e utilizzato in ogni cosa che fa e in ogni situazione possibile. Allora, poi andate subito a vedere quel video che vi metto, che è un'intervista di Valerio Malvezzi su Radio TV, l'ultima, lì, proprio che l'ho vista stamattina mentre pranzavo. Dura pochi minuti e fa vedere quattro grafici chiari, non è che fa tanti discorsi, cioè, e vediamo il decadimento dell'Italia dagli anni 70 in poi, e i grafici non l'ha fatti lui, vengono da Eurostat, insomma, da fonti più che autorevoli e più che credibili. No, e quindi vediamo semplicemente una cosa. Intanto, che cosa è successo all'Italia dagli anni 70, precisamente dall'81 in poi, quando c'è stato il divorzio Banca d'Italia Tesoro e poi dopo l'ingresso nella UE. E quindi potremmo farci anche questa domanda. Ma se la CDP c'ha un attivo consolidato, quindi consolidato, non è un attivo di quest'anno, ma no, perché l'italiano ha ancora una grossa fetta di risparmio, non è che questo risparmio fa così gola alle elite finanziarie, che attraverso il reset, attraverso questo gino, no, vogliono mettere mano ancora alle cose ancora sulle quali ancora non sono riusciti a mettere mano, del nostro bel paese, del nostro ex bel paese, punto interrogativo. E insomma, qui dobbiamo capire una cosa, perché se noi ci lamentiamo se fate parte di quelli che hanno aperto gli occhi, sono stati colpiti da questa onda di consapevolezza, e qui mi rifaccio al video di ieri, no, di questo risveglio, no, da un anno a questa parte, da un anno e mezzo a questa parte, beh, dovete capire che gli stessi orrori, le stesse finzioni, le stesse cose non dette, le stesse ipocrisie e le stesse notizie errate, idee distorte, beh, non esistono solo da quando c'è il Gino, ma esistono da decenni sul versante monetario, quindi della sovranità monetaria e della sovranità tout court del paese, perché con una la classe politica, con una interpretazione assai distorta dell'articolo 11, ha messo in mano il nostro paese ancor più alle elite tecnocratiche, finanziarie, eccetera eccetera. Quindi è tutto sbagliato, e l'italiano medio ha questa idea che assolutamente bisogna togliere la moneta dalle mani dei politici, perché sono corrotti sono spendaccioni, tendono a vivere e a farci vivere al di sopra delle nostre possibilità. Quindi è bene che le risorse del paese siano gestite dalla tecnocrazia, da quelli bravi, da quelli competenti come Monti, e ne parla Malvezzi nel video che vi invito a vedere dopo, no? Quindi c'è tutto questo ordine di idee che è così sbagliato, almeno sbagliato quanto tutto l'ordine di idee che ci è stato rivenduto, antiscientifico, antigiuridico, anticostituzionale, antidiritti umani, che ci è stato rivenduto con l'emergenza sanitaria. Quindi di cosa alla fine ci sorprendiamo? Io non mi sorprendo di niente. Quando dicevo che
partito unitario che vorrei, di Liberazione Nazionale, che vorrei e su cui ho scritto un libro su come farlo e come dovrebbe essere, quando diciamo che è già tardi, è vero, è già tardi, perché il lavaggio al cervello, la mistificazione culturale è iniziata da decenni, no? È iniziata quindi da Mani Pulite, ma prima di Mani Pulite c'era stata una semplice lettera con cui il Ministero del Tesoro, quindi neanche dall'ambiente bancario che appartiene alle elite che sappiamo, neanche da lì la lettera era venuta per chiedere alla politica se poteva, no, non essere più obbligata a comprare i titoli di Stato invenduti sui mercati, no, ma addirittura dalla politica è partita, da Ciampi, no, da Andreatta, scusate, è partita la lettera verso la Banca d'Italia. Quindi è proprio la politica, proprio la classe politica che ha detto alla Banca d'Italia: ma noi vi vogliamo così bene, no? Perché siete così oberati da questo obbligo? No? Che senso c'ha di avere questo? Non è che volete essere liberati dal fatto di essere obbligati, in un certo senso, a acquistare i titoli del debito pubblico italiano, no? Perché tanto se non lo fate voi, lo faranno i mercati, no? Di fatto questo. Ed è venuto dalla politica, ovviamente da una politica che non è che si alza la mattina e decide di fare gli interessi delle elite finanziarie, no, ovviamente. Non è che è stato colpito da un fulmine Andreatta e all'improvviso si è inventato sta cosa immonda, no? L'ha fatto per determinati motivi e perché ovviamente non trasparentemente, e qui ritorno alla trasparenza di cui parlavo nel video di ieri, che va necessariamente abbinata alla democrazia, quindi non trasparentemente suggerito a questo da consessi assai diversi di quelli delle aule parlamentari. Quindi su che cosa dobbiamo riflettere? Sul fatto che non c'è nessuna legge economica e politica e sociale e sociologica che impedisce a uno Stato come l'Italia o a qualsiasi Stato di gestire le sue risorse come meglio crede, finché ce l'ha a disposizione. E qui mi rifaccio a tutte le ipotesi, che ne so, potete andare a studiare la MMT, potete andare a vedere il piano di salvezza nazionale, quello che dice moneta positiva. Cioè, la moneta non è come il petrolio che forse sta finendo, poi sappiamo che non è vero che sta finendo perché si forma di continuo, quindi anche lì c'è stata una mistificazione enorme, no, con questa storia poi, per carità, io sono contro l'inquinamento, no? Però sono contro anche un'aberrazione di tutta questo argomento per introdurre di fatto un mondo gestito in maniera tecnocratica attraverso la sicurezza sanitaria e attraverso tutta la scusante, tra virgolette, ambientalista, no? Si fa passare la necessità di un mondo sempre più elettrico, sempre meno a carbone, e quindi attraverso questo sempre più gestito dall'elettronica, dall'intelligenza artificiale, quindi dalle elite tecnocratiche, no? E questo e per il denaro è la stessa cosa. Cioè, ma la domanda che un paese che ha una cassa depositi e prestiti con un utile, con un attivo consolidato di 500 miliardi, c'ha bisogno di andare a chiedere all'Europa 100, quant'è, 180, quanti so, ma io non la seguo la cronaca politico-economica, quindi non so neanche questi recovery fund, ma saranno sicuramente una inezia rispetto, no, alla capacità su cui può garantire lo Stato italiano. E perché non fare una moneta parallela per il mercato interno e mandare a fanculo le elite delle banche?
e riprendersi la Banca d'Italia. Perché non è vero questo assioma che, di cui parla il mainstream, no? Di cui parlano i commentatori di politica e di economia da quattro soldi che troviamo nei talk, non sta scritto da nessuna parte che se uno Stato riprendesse la capacità di stamparsi la sua moneta ne debba stampare all'infinito in modo da creare inflazione. Tutta questa cosa è una cazzata enorme, non esiste, perché finché non si raggiunge la piena occupazione. E poi in ogni caso l'inflazione un minimo è anche positiva, sappiamo, è gestibile benissimo con scala mobile, con tutto quello che volete, insomma. Cioè sono tutti, ci hanno messo in testa delle idee che sono tutte sballate. Quindi ben prima del lavaggio del cervello che i media hanno fatto con questa presunta emergenza, ben prima, da decenni la stanno facendo da un punto di vista economico. E anche qui c'è l'antipolitica, perché questa cosa si basa sul fatto che della tecnocrazia, dei tecnocrati, dei poteri forti, di Bruxelles, dei salvatori della patria come Monti, professionisti che sanno il fatto loro, si basa sul fatto che la politica è brutta, sporca e cattiva, no? E che commette dei crimini che è meglio veramente lasciare andare la politica al suo destino e metterci in mano di algoritmi e di intelligenze artificiali e di professionisti dell'economia e dell'informazione, insomma. Capite quant'è grave lo scollamento della narrazione politica, economica, sociale, civile dalla realtà e quindi dalla testa della gente, che queste cose non è più in grado di capirle, purtroppo, non solo di pensarle, perché di capirle, perché io sono convinto che se la maggior parte degli italiani io facessi un discorso del genere non mi crederebbero, ma non perché non ho una laurea, un titolo, non perché sono il signor nessuno, ma anche se lo dicesse un economista qualificato non gli crederebbero, perché non direbbe le parole che loro ritengono giuste, non direbbe quelle parole chiave che sono state inserite nel discorso e che fanno riconoscere, tra virgolette, un discorso positivo e auspicabile per il bene del paese da uno invece velleitario, addirittura nazionalista, addirittura fascista, addirittura, non lo so, tutto il peggio che si può mettere, complottista addirittura, no va bene, le elite, questi discorsi non si possono sentire. E qui veramente ritorniamo all'antipolitica, perché la gente non capisce che la questione politica principale è la sovranità, sapere da chi si è governati e perché si è governati, come si è governati. La gente non si fa più queste domande e pensa di essere governati da gente, sì, sicuramente non perfetta, però, no, poi a seconda delle tendenze ideologiche vanno a simpatie, l'elettorato va a simpatie perché non ha altri argomenti e altra cultura per dire qualcosa di più sensato, di più realistico, no? E quindi stiamo a questi livelli, di cosa ci lamentiamo? Abbiamo lo spauracchio del debito pubblico, che se fosse un debito sostenuto da una banca centrale in una moneta sovrana, quindi non in una moneta a debito, il debito pubblico sarebbe il benessere privato dei cittadini, quindi non sarebbe per niente uno spauracchio, anzi la spesa pubblica sarebbe vista come un bene, non come un male da distruggere, da diminuire via via. Questa è la questione. Quindi di cosa stiamo parlando?
Quindi onore al grande Grasso, perché scrive bene, porca puttana, purtroppo, però questo è il livello, cerchiamo di capire il livello di mistificazione e di idee false enorme che abbiamo in testa come popolo e che ci è stato instillato da una consorteria in cui da un bel pezzo manca, da una consorteria politico-mediatica in cui da un bel pezzo manca manca una reale opposizione. Quindi andate a vedere il video di Radio Radio TV che vi metto nelle cose, nelle informazioni, e andate a leggere il mio libro, i miei articoli, e ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, spero che di tutto questo discorso non vi resti in mente le belle donne, gli ascensori privati e il raso nero stile 5 stelle nella Cassa Depositi e Prestiti, ma vi resti in mente il fatto che dei 500 miliardi e della pseudo necessità che il nostro paese deve andare a chiedere il recovery. Io invece chiederei il ricovero in accoglienti e fredde cellette con il sole a scacchi per una grossa fetta di amministratori e di politici che hanno svenduto il nostro Stato ai criminali della finanza. Quello chiederei. Ok, qui inizia a far caldo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, buona serata.